Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per portarvi l'anteprima di questo nuovo set, La Corte del Re, in uscita il 9 maggio. Ovviamente per questa opportunità ringrazio la Konami che mi ha gentilmente concesso il prodotto. Ma detto questo, andiamo ad aprirlo e parliamo un po' del set. Allora, all'interno possiamo trovare i nuovi supporti del Cavaliere del Re, della Regina e del Jack. Infatti lui è uno dei nuovi supporti. Parlando un secondo del set, abbiamo 10 ultra, 15 carte super, 35 rare e 15 carte disponibili anche in versione collector, tra cui Fulmine Tempesta, che sarebbe bellissimo da sbustare. A parte questo, ogni pacchetto contiene 7 carte, di cui 6 rare e una foil. Ma andiamo a sbustare. Allora, spostiamo il box e andiamo a vedere un attimo i vari artwork che abbiamo all'interno del box, che dovrebbero essere 3, sì, infatti, ma andiamo a sbustare. Allora, andiamo col primo pack. Allora, vediamo cosa troviamo. Ovviamente abbiamo la ristampa del Cavaliere del Jack, bellissimo, raro. Ptolemy M7, Pendulum Xyz, Cavaliere Joker Arcano, che è comune, Cavaliere della Regina, Giara della Dualità, carina, rara, e come super numero 49, Sintonia della Fortuna, che è molto carina da poter giocare come rank 3. Secondo pack. Allora, vediamo cosa ci propone. Abbiamo un'altra Giara della Dualità, Coniglio da Soccorso, Legame Eterno, ZW Armileone, Zemmaio Ammolla, carino, il Malvagio Avatar e Guardrago Eredità del Mondo. Andiamo col terzo artwork, così li apriamo tutti e tre insieme. C39 Raggio Utopia, Pendulum Xyz, ZW Portatore di Tornado. Probabilmente hanno ristampato queste carte del mazzo di Utopia proprio perché nell'ultimo set ci sono stati proprio dei supporti a questo mazzo. Desideri Convergenti, Il Malvagio Terrorizzatore, ZW Armi Leone e per concludere Ragazza Cristallo. Molto carina come carta. Che bell'artwork. Altro pack. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Un'altra Giara della Dualità, così ho fatto il playset. Cavaliere del Re, un altro Coniglio da Soccorso, buonissimo, Il Malvagio Annientatore, ZW Armi Leone, Spia Custode di Tombe e un altro Guardrago Eredità del Mondo. Passiamo al prossimo. Oh, questo l'ho aperto anche benino. Allora, andiamo a vedere cosa ci propone questo. Speriamo di trovare una collector, perché sarebbe molto carino. Xia Long, Cavaliere del Re, del Jack, Il Malvagio Annientatore, Rinforzi dell'Esercito, Spia Custode di Tombe e un'altra Ragazza Cristallo. Altre cosine carine da poter trovare potrebbero essere anche Evolzar Dolka e in più c'è anche F0, che sarebbe carino da trovare. Il terzo coniglio, almeno il playset, eccolo, F0, l'ho chiamato. Poi abbiamo un'altra Giara della Dualità, ZW, Desideri Convergenti e la prima ultra, numero F0, Futuro Draco Utopico. Dopo me ne andrò a leggere. Allora, altro pacchettino. Allora, prima carta, Fusione Rabdomatica, Il Guerriero Sopravvissuto, Spia, Pendulum Xyz, ZW, Idolo degli Occhi Dorati e Ipercannone Xyz. No, XYZ. Piccolo supportino all'archetipo. Carino. Mi piacerebbe adesso trovare anche uno dei supporti nuovi della Corte del Re, perché il mazzo è interessante, soprattutto la carta nuova, il Joker, che può prendere il posto di qualsiasi altra carta, sarebbe bello da provare. Allora abbiamo F0, un carinissimo Baxia, Desideri Convergenti, ZW, Zemmaio, Cavaliere del Re e il primo supporto dell'archetipo, Corte di Carte. Tanta roba. Allora, next, vediamo cosa ci propone quest'altro pacchetto. Abbiamo Trasferimento Pendulum, Fusione Rabdomantica, Zolga il Profeta, Spia Custode di Tombe, Extra Joker Arcano, che è il Link. Questo mazzo quasi che ha tutto e quindi è da provare. Poi abbiamo Baxia e Chiostro Rosa Bianca come supporto per il mazzo Drago Rosa Nera. Poi altro pacchettino.
Abbiamo allora fusione rabdomantica, giara della dualità, idolo occhi dorati, cavaliere del jack, cavaliere dell'argina, legame eterno e la seconda ultra, Jilt Gearfield, il cavaliere d'acciaio magico. Molto bellina come carta. Prossimo pacchetto. Allora, abbiamo carte infinite, coniglio da soccorso, legame eterno, ZW, Zemmaio, il malvagio Avatar e principessa Rosa. E in questo niente di interessante, o almeno niente che interessava a me. Allora, abbiamo idolo dagli occhi dorati, Baxia, numero C39, ZW, rivalità dei signori della guerra, molto carina come carta da giocare anche di side, peccato me ne sia uscita solo una fino adesso, spero ci sia il playset nei pacchetti mancanti, cavaliere del re e evocazione tuono veloce, carta molto utile che si combina molto bene con il mazzo delle divinità, perché ovviamente mi fa searchare un mostro non oscurità di livello 10 con attacco, punto interrogativo, quindi Slifer. Prossimo pacchetto, allora, vediamo cosa c'è. Abbiamo fusione rabdomantica, il malvagio Avatar, numero F0, ZW, cavaliere del re, cavaliere Joker arcano e drago gemello frammento. Molto carina come carta, visto che le carte frammento ultimamente vanno tanto, e quindi ci sta. Prossimo pacchettino, abbiamo cavaliere Joker arcano, il malvagio terrorizzatore, giara della dualità, carte infinite, cavaliere della regina, legame eterno e ipergalattico. Anche questo nuovo supporto, ma questa volta per il mazzo occhi galattici. Altro pacchetto, sperando di trovare un'altra ultra. Abbiamo legame dei compagni, cavaliere del re, ZW aquila artigiano, pendulum Xyz, il malvagio terrorizzatore, il malvagio avatar e guardrago eredità del mondo. Ragazzi, siamo quasi addirittura d'arrivo, che ne mancano pochi, eh. Speriamo in bene. Abbiamo bene la seconda rivalità, Baxia, cavaliere della regina, extra joker arcano, il 2x del link, ZW, castello nuvola e Joker del matto. Con questo qui ne mancano 9 da aprire. Allora, vediamo. Cavaliere del Jack, idolo, il malvagio terrorizzatore, ZW, drago maestoso, la prima volta che esce, Zolga il profeta e un'altra matta del Joker. Vorrei beccare proprio il Joker io come carta, che mi interessa abbastanza. Allora, abbiamo uno Zolga, poi fusione rabdomantica, legami dei compagni, Joker arcano e Link, ZW, cavaliere della regina e per concludere principessa Rosa. Allora, next. Allora, abbiamo fusione rabdomantica, il malvagio annientatore, coniglio da soccorso, Jack, idolo, da inaspettato, anche questa prima volta che esce, e di nuovo ipergalattico. Ah dai, voglio questo Joker. Allora, secondo da inaspettato, C39, trasferimento pendulum, perfetto, la terza rivalità, spia, cavaliere del Jack e per concludere un'altra ultra, scala al Joker, molto carina anche questa, con le tre carte che incrociano le spade. Altro pack, abbiamo rinforzi dell'esercito, Xiaoling, legame eterno, numero F0, Baxia, desideri convergenti e un'altra matta del Joker, tanto per avere il playset. Vediamo cosa ci dà l'artwork del Joker, spero un Joker perché sarebbe molto interessante. Cavaliere Joker arcano, Zolga, rinforzi dell'esercito, il malvagio annientatore, coniglio da soccorso, legame eterno e un altro ipergalattico. Anche di questo abbiamo il playset. Ultimi due pacchetti, vediamo cosa ci daranno di simpatico. Allora, abbiamo, è già spoilerata l'ultima carta, rivalità dei signori della guerra, costellazione Ptolemy M7, numero 39, che non era ancora uscito, extra joker arcano,
Idolo, Cavaliere Joker Arcano e Guardrago Eredità del Mondo. Adesso apriamo l'ultimo pacchettino, sperando che ci riservi il Joker. Adesso non voglio spoilerarmi l'ultima carta. Allora, Cavaliere del Re, Cavaliere del Jack, Il Malvagio Annientatore, Rinforzi dell'Esercito, Spia Custode di Tombe, Desideri Convergenti e come ultima carta Principessa Rosa. E niente Fulmine Tempesta, peccato, però comunque abbiamo trovato tante carte interessanti, tra cui le rivalità, il coniglio da soccorso, numero 49, poi vabbè, non ricordo neanche cosa ho sbustato, i Baxia, quindi carino. Ci posso stare. E niente ragazzi, ringrazio ovviamente Konami per avermi concesso la possibilità di aprire questo box in anteprima e spero che ovviamente in futuro vogliano collaborare nuovamente con me, perché sono contentissimo di portarvi questo tipo di contenuti. E detto questo ragazzi, possiamo anche concludere. Vi ringrazio ovviamente per aver visto questo video e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di questo prodotto. Quindi ragazzi, state easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!